difficile dire come cominciate. So benissimo come è cominciato perché ecologisti ante litteram, avendo vissuto anche in Africa, avendo insomma un'esperienza molto vasta, però poi ci siamo ritrovati, io e mio marito, tra le mani un libro che è il libro dell'autosufficienza. Allora, autosufficienza prevede non un giardino, ma uno spazio, per cui abbiamo deciso di acquistare questo posto che si chiama Fontanaro, che però diciamo è stata una decisione nuova, cioè un acquisto nuovo, però la mia famiglia ha radici molto antiche nel paese, per cui per me è stato un ritorno, cioè questo era il posto dei miei nonni, mio nonno era un veterinario abbastanza legato proprio all'ambiente, nato a Paciano. E così insomma abbiamo preso iniziato questa avventura, ma non immaginando di arrivare a tutto questo. L'unica cosa che sapevamo è che amavamo l'olio, ma non sapevamo niente dell'olio. Avevamo degli olivi, ma non sapevamo niente. Ma è stato un lavoro di grande, molto, come posso dire, veramente ha tessuto la nostra vita. Questo pezzo di terra, e nel 2000 abbiamo coronato il sogno di fare l'olio della qualità migliore possibile e che non sarebbe stato realizzabile senza avere un nostro frantoio. Per cui nel 2000 abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, ma senza diciamo renderci conto dove saremmo arrivati. Era una cosa per noi, diciamo, veramente, ma è stato del tutto casuale, cioè non è che non avrei mai pensato di fare quello che faccio adesso. Nello stesso tempo è cominciata questa avventura dell'accoglienza che inizialmente serviva per mantenere questa piccola proprietà. Ora serve per mantenere il lusso di avere un frantoio e di produrre olio, perché purtroppo diciamo, anche se adesso si sente, no, tutti gli aumenti di prezzi, però se vi informate bene, la situazione del mercato dell'olio è drammatica perché non viene riconosciuto neanche localmente all'olio il valore che ha in termini di costo di produzione. Il territorio è la matrice fondamentale. D'altronde, questo territorio vocato all'olivicoltura, lo vediamo pure nella Rinascimento, lo vediamo nel Perugino, siamo dentro un paesaggio del Perugino, qui i grigi degli alberi del Perugino sono olivi. Detto questo, il territorio è la tradizione, il rispetto della tradizione, perché la qualità viene sia dagli studi che sono straordinari, che vengono aggiornati ogni anno. Il nostro frantoio praticamente ogni 2 anni è come rinnovato. Ma perché? Perché oggi si dà, insomma, ci sono stati studi molto approfonditi per cui il minor tempo possibile che passa dalla raccolta alla realizzazione dell'olio filtrato, perché noi lo filtriamo, questo è un altro discorso, deve essere il più breve possibile. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di avere un frantoio, perché ci permette di raccogliere e continuamente durante la giornata processare le olive, fare l'olio con queste attrezzature che abbiamo moderne. Tutta la cura che uno ovviamente ha sul terreno, sulle piante, le potature, l'inerbimento, il controllo delle infestanti, ci sono tante variabili in questo, però poi dalla raccolta che deve essere fatta in un certo modo alla produzione il tempo deve essere minore possibile. Da quando noi molivamo in altri frantoi, e da quando lo facciamo da soli, insomma, sono cambiate. Io personalmente sono membro di Slow Food da tantissimo tempo,
Noi siamo Presidio Slow Food, abbiamo la chiocciola di Slow Food per l'olio e per noi, ecco, il riconoscimento è importante per noi, come conferma di aver fatto tutto bene.